Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati per un nuovo video qui su Altec23, la tecnologia smart di tutti i giorni. Oggi vi porto una stampante fotografica della Canon, ovvero la Selfie CP1 1003 Wi-Fi. Quindi scopriamola insieme dopo la sigla. Non so a voi, ma a me il fatto di stampare in casa mi ha sempre veramente intrigato, ma stampare di qualità. Quindi credo sia arrivato il momento di andare a fare un bel test su questa Canon Selfie CP1300 ed è una stampante a sublimazione, ma direi di non perderci in chiacchiere, andare subito a vedere il contenuto dello scatolo. Mettiamo da parte questi perché poi ci serviranno anche per la stampa. Sulla parte superiore, appunto, dello scatolino troviamo tutta una serie di specifiche che non sto qua a farvi vedere. Manualone di istruzioni, manualetto, abbiamo il vassoio dove poi andranno inseriti i nostri fogli, alimentatore che è da 24 volt 1.8 A 43.2 W. Il cavo dell'alimentazione standard, bello che non sia sciuco. Andiamo ad aprirlo così dopo lo testiamo al volo. Ecco qui la nostra protagonista, molto carina. Abbiamo uno schermino regolabile, uno schermino che ci servirà per interagire in maniera diretta sulla macchina, quindi se non vogliamo utilizzare device tipo smartphone o quant'altro, possiamo già direttamente interagire con lei tramite lo schermino e tutti i vari tasti come vedete abbiamo tasto accensione e spegnimento, schermata home, menu, wifi, tasti direzionali con l'ok, zoom out, zoom in, back e print. Sulla parte frontale abbiamo lo sportellino dove andrà inserito il vano per la carta e sempre sulla parte anteriore, forse riesco a farvela vedere meglio da questa inquadratura, abbiamo il vano per la SD card, quindi per le schede di memoria della nostra macchina fotografica. Sulla parte sinistra abbiamo un USB di tipo A con una mini USB, parte invece destra abbiamo il vano dove andrà inserito la cartuccia per la stampa. Cosa interessante, sulla parte posteriore abbiamo questo slot con questa levetta che altro non è che il vano per una batteria, quindi lei potrà funzionare anche a batteria. Non so, mi viene in mente, siamo un fotografo professionista, vogliamo stampare al volo dei ricordi per un battesimo, un matrimonio, un compleanno, non abbiamo neanche la corrente. Beh, allora possiamo farlo tranquillamente a batteria. E poi abbiamo lo spinotto per l'alimentazione. Cosa ci servirà per stampare? Ve l'avevo fatto vedere prima, le cartucce. O meglio, i fogli con la cartuccia della Canon si trovano sia originali che compatibili. Io consiglio sempre di prendere le originali, trattandosi appunto di stampe fotografiche. Sappiamo che la carta Canon è veramente buona. All'interno troviamo la nostra cartuccia. Vi ricordo che è una stampante a sublimazione, quindi andrà a imprimere sul foglio fotografico tre colori, quindi il giallo, il magenta e il verde. Stampa 100x148 mm. Molto semplice, andare a ricaricarla, basterà tirare all'insù questa linguettina, tirare all'insù quest'altra linguettina e qui è dove andrà inserita la carta. Vi ricordo che i fogli vanno messi con la parte lucida verso l'alto. Bello che sono già pretagliati, quindi una volta stampato basterà semplicemente tirare via le due linguettine. Si inserisce praticamente alzando questa, apriamo e andiamo ad inserire all'interno
della nostra stampante, farà un click, dopodiché inseriamo la cartuccia. La cosa buona delle stampanti a sublimazione, se non siamo dei fotografi professionisti, o meglio se non facciamo un uso quotidiano di questa stampante, è che rispetto alla stampante a getto di inchiostro, anche se non la utilizziamo per un periodo abbastanza lungo, comunque la cartuccia non si secca. Poi basterà semplicemente aprire lo sportellino, andare ad infilare seguendo la freccetta, fare un click, chiudiamo e siamo pronti per andare a stampare. Vi ricordo che con lei è possibile stampare con qualsiasi tipo di device, smartphone, macchina fotografica, chiavette USB, SD card, quindi abbiamo tutti i tipi di connessioni esistenti. Questa è una grande cosa veramente. Andiamo a scattare direttamente una foto e la stampiamo con la SD card, quindi direi di scattare una foto alla nostra Ducati Panigale. Se vi siete persi il video, vi ricordo di andarvelo a vedere, magari vi lascio in descrizione anche il link. E come vedete la nostra SD card viene subito riconosciuta e abbiamo quello che è appunto l'anteprima della foto che si andrà a stampare. Premiamo il tasto OK e premiamo il tasto Print. Prima passata con il giallo, seconda passata con il magenta, terza passata con il verde e la nostra foto dovrebbe essere pronta. Ed ecco qua il risultato della nostra stampa. Avete visto come è veramente veloce e semplice andare a stampare una foto? E la cosa bella è che comunque esce già asciutta, perché non è una stampa laser, ma è proprio una stampa chiamata a sublimazione, quindi uscirà già senza problemi. Ragazzi, cosa dire? A me la scimmia per la stampa fotografica in casa mi è sempre venuta. E devo dire che questa Selfie CP1300 Wi-Fi è veramente compatta, veramente interessante, e credo che sia un bel acquisto se siete amanti del genere. E niente ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Noi come sempre ci vediamo alla prossima e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Da Fabio dal Tech23 anche per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!